un laboratorio di idee per definire il futuro della costa veneta. È quello messo in campo da Union Mare Veneto insieme a Federalberghi e Fight a Feder Camping nel corso del suo convegno annuale alla Fiera dell'Alto Adriatico 2024. Uno scambio di visioni, di prospettive, di idee appunto sul futuro della filiera turistica nel suo complesso. Andiamo a sentire di che cosa si è parlato. La Costa Veneta rappresenta da sempre il fondamento su cui poggia il primato turistico di Regione del Veneto, autentico motore turistico d'Italia, non solo in termini di presenze, ma anche e soprattutto in termini di indotto e quindi di PIL prodotto. Il sistema della balneazione attrezzata veneta da sempre è costituito da una sinergia, da una compenetrazione produttiva tra settori insomma simili ma con delle loro caratteristiche, quindi il comparto ricettivo, la ricettività en plein air, i balneari puri. Abbiamo voluto quindi creare questo momento di confronto con gli amici e colleghi di Federalberghi Veneto e di Faita proprio per iniziare a ragionare su quali possono essere le azioni concrete da mettere in campo, magari proprio per dare al comparto produttivo della costa insomma quel quid in più per far sì che questo primato che abbiamo intenzione di mantenere possa essere ulteriormente consolidato negli anni. Ritengo che la Costa Veneta sia un momento di collaborazione tra tutti i vari operatori già dalla promozione e già da molti anni. Questo è un elemento molto virtuoso. Per quanto riguarda le prospettive, veniamo da una stagione 2023 che ha avuto un andamento sostanzialmente positivo per tutte le località e per tutti i vari comparti, in modo particolare per quello che io rappresento, che è il mondo del turismo all'aria aperta, che nella Costa Veneta ha un ruolo di assoluta importanza. Il nostro settore negli ultimi anni si è sempre contraddistinto per un elevato tasso di investimento e di ammodernamento, sia in termini di prodotto, quindi di quelli che sono le strutture ricettive che vengono ad essere offerte ai nostri ospiti, ma soprattutto di profonde innovazioni in quelli che sono i servizi per poter offrire ai nostri clienti un'esperienza sempre più ricca e più completa, ed è questo che caratterizza il mondo del turismo all'aria aperta e anche gli altri componenti del comparto dell'offerta turistica della Costa Veneta negli ultimi anni. Noi siamo gente abituata spesso a fare le cose, a non comunicarle, lo abbiamo fatto con grandi esempi di eccellenza in passato, ma con una comunicazione che non è seguita di pari passo, quindi oggi è importante farle le cose, soprattutto sui grandi temi che sono quelli della sostenibilità, della digitalizzazione, ma soprattutto essere capaci di comunicarle a un ospite che si accinge a prenotare le proprie vacanze in un contesto, in una destinazione che in passato ha sempre saputo rispondere agli appuntamenti, che però adesso ha alzato ulteriormente l'asticella. Quindi il tema della sostenibilità è un tema che dovremo affrontare con grande serietà e soprattutto con grande impegno, anche per rendere un po' più efficienti, se vogliamo, le nostre strutture ricettive dal punto di vista appunto energetico. Continua a far discutere l'annoso tema del rinnovo delle concessioni balneari. Il Veneto ha fatto da apripista, ha preso una sua strada autonoma in assenza di una decisione da parte del governo nazionale, che però ha restituito certezza agli imprenditori che hanno potuto tornare a investire. In realtà questo è un argomento molto dirimente su cui spesso si sono anche consumate delle contrapposizioni quasi ideologiche. Non siamo mai stati a favore delle gare, abbiamo sempre cercato di concentrare le nostre risorse, le nostre energie a cercare una soluzione e non a discutere del problema, partendo proprio dall'esperienza di questa legge regionale che consente ancora oggi di avere delle concessioni demaniali pluriennali a fronte di un programma di investimenti anche condiviso con gli enti locali, investimenti che servono sicuramente per implementare la qualità dei servizi, per migliorare la qualità delle imprese, ma anche per porre in essere quella riqualificazione territoriale che insomma diventa fondamentale proprio in un percorso di innovazione come quello che stiamo portando avanti. E quindi insomma ci auguriamo che il governo centrale presto possa fare chiarezza indicando insomma quelle linee guida che possano consentire anche il riconoscimento di quei criteri di premialità, il riconoscimento di quel know-how, oltre che ovviamente degli investimenti fatti, che possano consentire ai tanti concessionari uscenti che si sono comportati bene e che in questi anni hanno gestito in maniera attenta e premurosa un bene pubblico, di poter continuare a farlo per continuare a produrre ricchezza e occupazione per sé e per gli altri. Questo è un tema estremamente delicato, perché in Europa io fin da subito ho comunicato che l'Europa avrebbe messo in infrazione l'Italia nel caso in cui non ci fossero adeguati con le concessioni. Ora il governo italiano sta cercando in qualsiasi modo di portare avanti e ritardare questo momento di infrazione per far sì che gli operatori si possano in qualche modo
adeguare a quelle che sono le richieste. Il Veneto anche qui ha dimostrato di essere un'eccellenza, perché gli operatori si stanno già attivando, mettendo appunto già le gare, e l'unico problema del governo è quello di stabilire in quale modo sono da valutare gli indennizzi, indennizzi che comunque verranno presi in considerazione nel dovuto modo per tutelare le piccole e medie imprese, perché lo scopo che abbiamo tutti a livello istituzionale, a partire dalle amministrazioni, alla regione, al Parlamento, all'Europa, è quello di tutelare le nostre piccole e medie imprese, che sono veramente importanti per il nostro territorio e sono il motore trainante della nostra economia turistica e balneare. I sindaci oggi sono molto preoccupati, lo sono le categorie. È un tema che non ha ancora trovato una soluzione univoca. In Italia peraltro abbiamo le normative regionali che differiscono l'una dall'altra, abbiamo tutto il tema che anche si sta procedendo random, non abbiamo ancora il riconoscimento degli investimenti che i concessionari hanno fatto nel corso degli anni, magari anche spesso non ancora ammortizzato, quindi abbiamo una serie di temi sul tappeto che preoccupano molto i sindaci. Ovviamente la posizione del G20 è quella di richiedere un intervento di riordino, di chiarezza o anche semplicemente di delega alle regioni, se dovesse essere, però comunque di chiarire questo tema, perché oggi si sta procedendo in ordine sparso e con mille difficoltà. La Costa Veneta ha fatto un percorso un po' particolare in questa mancanza di normativa chiara di fare un nostro regolamento d'uso del demanio marittimo per le procedure ed evidenza pubblica, quindi non necessariamente le gare. Auspichiamo che ci siano delle regole di chiarezza, ma non necessariamente gare, anzi, e la cosa che in Regione Veneto mancherebbe sarebbe soltanto il concessionario uscente deve essere riconosciuto qualcosa, se ha fatto degli investimenti, ovviamente se ha investito, se non ha investito anche no, ma se ha investito e magari non ha ammortizzato dovrebbe esserci questo riconoscimento, che ovviamente la Regione Veneto aveva previsto ma che è stato cassato da una sentenza. Credo che il tessuto balneare sia veramente una componente fondamentale non solo del comparto turistico ma del comparto economico in generale, è un comparto fatto di imprese, imprese di tante dimensioni, imprese piccole, imprese di medie dimensioni, imprese grandi. In Veneto abbiamo comunque una varietà da questo punto di vista, insomma, nel senso che abbiamo soggetti di tutte le tipologie, ma ognuno di questi, insomma, deve cercare di implementare la propria attività anche nella consapevolezza che il fenomeno turistico è in continua evoluzione e che quindi per essere maggiormente efficaci nell'intercettare, insomma, questi bisogni, i bisogni delle persone che stanno cambiando, dobbiamo avere un approccio proattivo e dobbiamo essere in grado di innovarci non solo dal punto di vista tecnologico, ma forse è anche arrivato il momento di mettere in campo un po' di innovazione di pensiero che ci permetta di guardare al futuro, insomma, con un pizzico di coraggio in più rispetto a quanto non abbiamo avuto negli ultimi anni.